grande, l'unico, il mitico, l'acrobatico, il coraggioso, il bellissimo, il supersonico, il galattico, è lui! E qui siamo all'oratorio di Caelina, dove teniamo i bambini piccoli, quindi di prima e seconda elementare. È appena finita la seconda settimana di Grest, di Summer Life. E, di solito all'inizio i bambini arrivano 8:30, facciamo dei balli, la preghiera con Don Nicola, poi facciamo delle attività che possono essere: guardiamo una storia, proviamo a raccontarla ai bambini, ce la facciamo raccontare e quindi capiamo quello che ci vuole insegnare, e facciamo dei laboratori che possono essere costruire un tris fatto da noi con le tempere e il cartone, oppure questa settimana abbiamo costruito degli animaletti col pongo che poi sono diventati dei portachiavi. E poi dopo la merenda, verso le 10:30, iniziamo a giocare fino a 12:30, quando i bambini vanno a casa. Allora, inizialmente secondo me eravamo un po' spaventati, cercavamo di stare il più lontano possibile, tenevamo sempre sulla mascherina, poi pian piano ci siamo un po' smollati, comunque tenendo sempre le distanze, la mascherina, lavandoci spesso le mani, però siamo stati molto più tranquilli, quindi abbiamo iniziato a divertirci molto di più. Nel Grest, nel Summer Life di Caelina, ci sono attualmente 16 bambini, divisi su due gruppi da 8 bambini, e ogni gruppo ci sono 4 animatori di noi ragazzi più 2 persone maggiorenni, che sono quelli responsabili anche la mattina di fare il triage, il provare la febbre e cose del genere. E diciamo che abbiamo scelto un po' tutti di fare gli animatori per comunque dare ai bambini la possibilità di uscire di casa, rivedere i propri amici e divertirsi, magari lasciarsi anche alle spalle questo brutto momento che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Ovviamente cerchiamo di fare quello che si può entro i limiti delle norme e speriamo di dare un po' di felicità a questi bambini e di aiutarli a poter vivere una vita normale nonostante tutto ciò che abbiamo passato. Una visita anche questa che ha come scopo quello di incontrare i sacerdoti, i ragazzi, gli educatori, per esprimere un apprezzamento per quanto si sta facendo e per così cogliere l'occasione per una vicinanza che, almeno dal mio punto di vista, considero molto significativa. Ecco. Va considerata proprio un servizio prezioso di accompagnamento educativo, ecco. Una specie di pellegrinaggio da parte mia che prosegue, e adesso siamo qui e quindi avrò piacere di incontrare sia i ragazzi che i responsabili, e lo faccio volentieri. Ho aiutato alcuni giorni con il triage e altri giorni invece sono rimasta a far sorveglianza qui dalle 8 all'1, di modo che se ci fosse bisogno di qualcosa potessimo comunque supportare anche gli animatori. Quindi la misurazione della temperatura la mattina e il ritiro di tutte le certificazioni e prima, dietro le quinte, il ruolo di iscrizione dei bambini e quant'altro. In questo periodo ho supportato un po' Daria con il triage e poi ho dato la disponibilità tutta la mattinata dalle 8 circa all'1 come aiuto per i ragazzi, come sorveglianza. Ci diamo una mano a loro a realizzare piccoli laboratori, giochi, ci divertiamo. La nostra attività si chiama Free Time, cioè come impiegare il tempo libero. I nostri ragazzi sono 8 e in queste 2 settimane abbiamo cercato di insegnargli come occupare il loro tempo libero. Io invece sono responsabile qui in Villa Glisenti, anche qua ci sono 2 gruppi da 6 ragazzi per gruppo con in totale 6 animatori, anche qui facciamo attività, giochiamo e ci divertiamo. Ci troviamo anche noi qui alla Villa Glisenti e abbiamo anche a disposizione l'oratorio nel caso piovesse, nel caso fosse necessario qualcosa, e per lo più ci dedichiamo attività di gioco insieme e abbiamo anche delle attività da svolgere, di più di riflessione con i ragazzi, anche dei laboratori.